Folla e file in prefettura. Si fa la coda davanti agli sportelli per la conversione delle patenti di guida. Gli impiegati sudano mezze maniche e quattro camicie per accontentare gli innumerevoli aspiranti alla contravvenzione quotidiana. A Roma una persona su tre ha la patente. Le due persone che ancora non ce l'hanno sono pedoni che urlano ai guidatori: ma chi t'ha dato la patente? Ecco chi gliel'ha data, il ragionier Carucci, il quale da 10 anni non fa che firmare patenti. Quante al giorno? 300 patenti come media, di patenti nuove. Poi abbiamo le conferme di validità per le patenti scadute in questi giorni, e i permessi internazionali, duplicati e cambi di residenza, che sono parecchi. Oltre i motocicli, che possono essere 150 al giorno, per sapere. Le donne, anche in questo settore, sono alla pari con il sesso forte. Infatti il numero delle donne in possesso di una patente di guida è purtroppo quasi uguale a quello degli uomini. Sono tutti in regola con la conversione gli automobilisti romani? Il dottor Giorgio Staffieri, dirigente dell'ufficio conversioni della prefettura, ci dice: alla scadenza del termine previsto dal vigente codice della strada, le operazioni di conversione presso la prefettura di Roma sono pressoché ultimate. Sono state presentate circa 350.000 pratiche di conversione, di cui 322.000 già consegnate al pubblico. Mancano ancora 20.000 patenti da consegnare, che sono dei ritardatari. Per coloro che hanno presentato le pratiche dopo il 1 luglio, per poter circolare devono ovviamente ritirare il nuovo documento di guida, in quanto gli ispettorati della motorizzazione appongono una stampigliatura speciale sulle ricevute di conversione, che non abilita il conducente a circolare. Ancora dunque c'è qualcuno che non ha provveduto a convertire la vecchia patente non più valida. Ma chi? Si fa presto a saperlo. I metropolitani sembra proprio che abbiano il radar. Infatti tra migliaia e migliaia di guidatori che circolano a Roma piombano sempre come falchetti su quello o su quella che non è in regola.